In questo momento sentite la lettura della formazione Amaranto con gli olè degli sportivi, dei supporters, mentre alle ore 14:24 ancora non si vedono gli sportivi del Pisa. Questo lascia un po' perplessi, però molto probabilmente vorranno aspettare proprio l'inizio del match per far accomodare i supporters Amaranto, questo per limitare i rischi di situazioni da gestire con attenzione, quindi meglio così. Naturalmente una conferma del fatto che è stato tutto preparato al meglio da parte delle autorità competenti. Noi nel frattempo, quando mancano 5 minuti alla partita, all'inizio della partita, e mentre ci sono delle premiazioni in campo con Vitulano che viene premiato da alcuni supporters Amaranto, molto probabilmente per il suo gol, il gol decisivo dell'ultimo derby Pisa-Livorno del 22 aprile 1979, per quel gol viene premiato in questo momento. Un momento emozionante, toccante, il saluto alla curva nord di Miguel Vitulano, che è stato sicuramente una delle bandiere Amaranto più amate, ed è commosso, abbraccia gli sportivi e i supporter. La commozione di Miguel Vitulano nelle immagini di Granducato TV, che regala emozioni. E poi ancora Vitulano che sta andando verso la curva nord per ricevere l'abbraccio e il saluto di tutti gli sportivi Amaranto, un momento che noi stiamo documentando e che rappresenta l'affetto degli sportivi livornesi per la maglia Amaranto, per quello che è stato il passato della maglia Amaranto e naturalmente per quello che è il presente. Non ci sono ancora i tifosi nerazzurri, la linea alla pubblicità. Nuovamente in diretta, proprio nel momento in cui stanno arrivando i tifosi di Pisa, la nostra telecamera dall'altro mostra il momento dell'arrivo allo stadio dei supporters del Pisa, mentre l'ardenza saltella compatta per accogliere i tifosi del Pisa che stanno entrando proprio in questo momento nello stadio Armando Picchi. Quindi arrivano anche gli sportivi nerazzurri quando mancano circa 4 minuti all'inizio della partita, e adesso comincia lo spettacolo nello spettacolo naturalmente. In questo momento stanno entrando le squadre in campo ed è il momento delle coreografie, è il momento dello spettacolo assoluto. Vedete le immagini dall'alto e vediamo di inquadrare la curva Amaranto, eccola qua, questa è la prima coreografia preparata dagli sportivi livornesi con lo striscione fino alla vittoria e poi un gran sventolio di bandiere. Le squadre stanno entrando sul campo, ma andiamo sugli spalti perché noi documentiamo il contorno. Questa è la curva nord del Livorno, fumogeni dall'altra parte, tifosi nerazzurri che sventolano le bandiere e tra poco inquadrata anche la curva sud, perché lo spettacolo questa sera è veramente completo. Le squadre al centro del campo, ricordiamo l'arbitro, il signor Ferrarini di Parma, con lui Romano. Torniamo mentre le squadre si scaldano, torniamo di nuovo sugli spalti. Questa è la curva di Pisa, questa è la curva di Pisa per i tifosi, e ancora continuiamo a mostrare queste immagini che poi sono immagini storiche. Naturalmente tutti noi hanno un po' di emozione nel commentare questo momento, che è un momento storico. E dobbiamo dire, per chi segue questo sport, è un momento da ricordare. Cavallo. Il cross rinvia Carli.
c'è Lupo che ruba palla. Attenzione, c'è Lupo, sta correndo di gran carriera. Bonaldi, palla per Bonaldi. Bonaldi, il tocco e Livorno passa in vantaggio. Livorno in vantaggio e Ennio Bonaldi va sotto la curva come aveva sognato da tempo. Ennio Bonaldi porta in vantaggio il Livorno. Gran gol, grande invenzione di Lupo. E vedete in questo momento sotto la curva nord tutta la squadra amaranto, Livorno in vantaggio. Adesso il Pisa deve concentrarsi, deve ricaricarsi e trovare la forza per rimbastire le azioni necessarie per riparti avanti. Livorno in vantaggio al 32esimo minuto. Ennio Bonaldi, il livornese doc, ha portato in vantaggio gli amaranto. Pisa già al centro, Pisa che adesso dovrà spingere sull'acceleratore. Ennio Bonaldi al 32esimo, è stato anche ammonito. C'è il replay in questo momento dalla regia centrale ed è il gol di Ennio Bonaldi riproposto dalla regia centrale. Calcio di punizione circa 7-8 metri fuori dall'area della porta difesa da Boccafogli. Vediamo che sulla palla c'è Jerry Cavallo, Paolo Andreotti, arrivano anche dalle retrovie. Vediamo come il Pisa sfrutterà, c'è Lucarelli, Massimo Andreotti. E Paolo Andreotti, la conclusione e la rete del Pisa. Il Pisa trova il gol del pareggio su punizione a tempo scaduto. Boccafogli piazzato dalla parte opposta e il Pisa trova il gol del pareggio, festa della curva sud in questo caso. Livorno disattento, rete di Andreotti. Andreotti allo scadere, risultato ristabilito 1-1. Festa in curva sud in questo momento con i fumogeni, silenzio nel resto dello stadio. 1-1, riparte Livorno, Carli, Olivari. E arriva il fischio finale del primo tempo, Livorno 1, Pisa 1, le reti di Bonaldi e Paolo Andreotti, la linea alla pubblicità.